Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di All American Drummers. All American Drummers. Ciao, sono italiano e parlo inglese. Il Wilcoxon. Di solito si dice così. Che cos'è? È un metodo di tecnica, ma un metodo un po' particolare, perché non è proprio di tecnica per batteristi. Dentro il libro ci sono solamente scritte delle marce e ce ne sono 150. Quindi sono tantissime. Infatti, ti dico la verità, non l'ho mai finito. Però l'importante è farne un po' per capire un po' di cose. Perché? Perché questo libro è bello. Perché per prima cosa ha cose sia semplici sia difficili sia difficilissime, e va a mettere veramente i 40 rudimenti che esistono tutti insieme in queste 150 marce. Quindi oggi vi voglio far vedere il primo esercizio, cioè la prima marcia, che troviamo all'interno del libro a pagina 3, ed è questa qua. Poi ve la riscriverò bene nel PDF. E però, allora, capiamo un attimo il perché, il per come e il per tutto di questa marcia. Perché vi voglio fare questo libro? Perché per prima cosa è divertente. Perché suonare le marce è più divertente che fare il paradiddle per un'ora, poi il flam per un'ora. Vi suonate la marcia che ha tante cose insieme. Ovviamente non è così semplice, ci vuole un attimino per ingranare, però poi quando ingranate vedrete che la vostra tecnica migliorerà molto. Seconda cosa, mette insieme tutti i 40 rudimenti, quindi mette insieme i fondamentali della batteria. Terza cosa, proprio perché mette insieme tutti i 40 rudimenti, possiamo anche andare a capire in ogni marcia quale rudimento c'è. Ad esempio, prendiamo la prima marcia. Vi faccio vedere. La prima marcia è questa qua, solo numero 1. Già guardando qui cosa vediamo? Vediamo che all'inizio c'è un flam tap. Questo qui si chiama flam tap. Seconda battuta, flam paradiddle. Poi andando avanti a caso, paradiddle numero 1, paradiddle numero 3, paradiddle numero 3 con la sinistra. Questo qua dal primo flam fino a questo flam qua si chiama flam EQ. Lo sapevate che c'era un rudimento fatto in questo modo qua che si chiamava flam EQ? No? Perfetto, allora siamo sulla strada giusta. Allora, cosa dobbiamo fare per studiare bene questo primo solo, cioè questa prima marcia? Prima cosa, non è che dobbiamo farla dall'inizio alla fine, subito, al primo colpo. Anche perché comunque queste marce qua, come avete visto, non è che siano proprio così semplici da leggere. Hanno un po' di insidie. Quindi ci prendiamo battuta per battuta e andiamo a studiarci ogni rudimento singolarmente. Ad esempio, la prima battuta è questa. Questo qui che cos'è? È un flam tap. Ce lo facciamo, capiamo bene come deve suonare e poi pian pianino lo portiamo su di velocità. Poi andiamo avanti, seconda battuta, flam paradiddle. Poi mettiamo insieme le due cose, quindi flam tap e flam paradiddle, e le ripetiamo. Quindi cosa succede? Studiamo ogni rudimento bene da solo e poi li mettiamo insieme. Questo secondo me è il modo migliore per studiare queste marce. Poi, man mano che andiamo avanti, attaccheremo sempre più pezzi fino a farla tutta insieme. State attenti a due cose. La prima è che ci sono un sacco di flam senza l'accento, quindi bisogna fare bene attenzione tra il flam normale e il flam senza accento. E la seconda cosa, mi raccomando, occhio ai ritornelli. Vi scrivo nel PDF bene cosa sono i ritornelli. Comunque, quando si trova il ritornello bisogna ripetere la stessa cosa per due volte. Quindi andiamo.
Questa è la marcia, quindi è molto insidiosa, bisogna studiarla molto molto lentamente. In realtà non è che questa marcia bisogna tirarla così tanto più su di velocità di così. Non è un problema, dopo magari ve la faccio un filino più veloce, ma va molto in base alla tecnica di ogni batterista. Infatti non c'è scritto arriva velocità tot. Quindi come avete visto ci aiuta per un po' di cose, cioè ci aiuta per la tecnica, ma ci aiuta per la lettura, ci aiuta per il controllo delle bacchette, ci aiuta per le dinamiche, perché ci sono cose da fare più forte, cose da fare più piano, cose da fare in crescendo, rulli, colpi single, c'è veramente tutto quello di cui un batterista ha bisogno. Quindi ve la suono un'ultima volta un pelino più veloce e poi vi saluto. Il video finisce qui, per qualsiasi cosa basta che mi scrivete qui sotto nei commenti, se vi va compratelo e fatemi sapere che ne pensate. Qui sotto scrivetevi anche se avete qualche dubbio su questo video, su questo metodo, su quello che volete, oppure scrivetemi cosa volete nel prossimo video. Se il video di oggi vi è piaciuto, se il video di oggi vi è piaciuto mettete mi piace qui sotto, andate a scaricare il PDF che... E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Anziché mandarmi ste cagate, rispondimi al telefono! Non mi stai chiamando?